Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parleremo del modo e della scala Lidia. Vi voglio proporre un nuovo tipo di esercizio senza suonare. Questa volta si parla di ascolto, quindi vi do un consiglio. Una cosa che mi è mancata a me fino alla tarda età, in cui poi finalmente ho aperto l'occhio, soprattutto le orecchie, sono andato ad ascoltarmi la musica classica, perché nella musica classica, per tante cose veramente, soprattutto a me per quanto mi riguarda, per le melodie, per capire proprio i grandi compositori, quando ho analizzato Bach, Beethoven, ma anche più recenti, Chopin, per dirne alcuni. Ecco, quando studio quel tipo di musica lì, diciamo che ne ho tratto diversi tipi di vantaggi, nel senso che secondo me sono studi molto completi. E per noi musicisti, diciamo, moderni, comunque, soprattutto nel mio caso suoniamo strumenti moderni e abbiamo poca dimestichezza con la musica classica, ecco, andare a ascoltare certe opere è sempre un grande esercizio, sia a livello appunto di orecchio, che di studio, di comprensione dell'armonia in relazione alla melodia e viceversa. Quindi, per quanto riguarda il modo Lidio in particolare, vi do delle dritte nel PDF di ascolto, perché ad esempio nel Bach, lo stesso Beethoven, nella quinta, nell'ultimo movimento della quinta di Beethoven, ci sono dei passaggi con la scala Lidia molto molto belli, oppure Bartok, eccetera eccetera, insomma. Ovviamente il modo Lidio non è assolutamente un modo usato esclusivamente a musica classica, anzi ci sono moltissimi musicisti anche di recente, attualmente la musica di adesso ne fanno largo utilizzo. Viene subito in mente Satriani, perché è quello che mi ha fatto scoprire un po' questa scala, ma ci sono melodie anche molto più, diciamo, più conosciute, tra virgolette, dai, passatemi il termine, come ad esempio come non fare riferimento alla sigla dei Simpson, che è proprio appunto l'esempio che fanno tutti, ma oggi lo devo fare anch'io perché è bellissima. Mi sembra sia fa, appunto c'è questa. C'è questo sì naturale nella melodia, che è meraviglioso. Ma anche per quanto riguarda musica pop, musica appunto moderna, vi farò degli esempi, tipo ho trovato dei brani di Pearl Jam, insomma, ve li metto lì. Andiamo a vedere le diteggiature per questa scala. Torniamo là, anche oggi, così confronteremo poi la sonorità Lidia con ad esempio quella maggiore che abbiamo visto qualche modulo fa. Quindi La Lidio, la scala La Lidia col primo dito. La quarta diesis la prendo con l'indice. Con il mignolo. E con il medio. Secondo dito. E
Queste sono le tre diteggiature che utilizzo per questa scala, ma l'esercizio, secondo me, più bello, più divertente, è quello di, come vi avevo già detto, di dividere in porzioni più o meno grandi la nostra tastiera, la tastiera del basso, e suonare e sforzarsi di suonare le scale, in questo caso lidie, solo in quella determinata parte della tastiera. Io ho fatto esempio dei primi quattro tasti, potrebbe essere i primi cinque, i primi sei, pure dal sesto al decimo. E questo ci costringe ad usare di più la mente, quindi a pensare più alle note, agli intervalli, ai gradi della scala e meno alle posizioni. Quindi facciamo un esempio: se io volessi fare tutte le scale lidie nei primi quattro tasti, partendo da Mi. Andando per semitoni, mi verrebbe una cosa di questo genere. Risalgo col Fa Lidia, scendo col Fa diesis Lidia e così via, fino ad arrivare al mio limite che mi sono imposto, il quarto tasto. E stessa cosa si può fare poi nella parte centrale, nel range medio del nostro strumento, poi nel range alto. E gli altri esercizi li abbiamo già visti, quindi fare ottimo, ottimo esercizio, fare la scala su una corda sola, poi su due, su tre, su quattro, quindi la Lidia posso partire da Mi grave, che è la quinta. Arrivare all'ottava sopra, ho fatto tutto sulla corda di Mi. Pure, diciamo, appena trovo la prima occasione, scendo sulla corda di La, parto ancora a Mi, e appena arrivo sulla corda di La, proseguo appunto in senso orizzontale. Mi fermo al Mi, torno indietro. E stessa cosa si può fare andando ancora sotto sulla corda di Re. Arrivare a La oppure addirittura al Sol e via dicendo. Questo in tutte le tonalità, mi raccomando. Allora, per gli esercizi, tanto. Comunque più o meno ora adesso avete visto quali sono i principali, poi come ripeto sempre sarò noioso, ma insomma dovete anche inventarveli da voi. Andiamo a sentire con la base cosa succede. La base è La major 7, non ho messo apposta l'undicesima diesis nell'accordo perché almeno si sente la differenza con della scala Lidia, la scala maggiore, quindi La Lidia. Proviamo a fare tot battute, tot note della scala alternandola all'arpeggio di La major 7. Parto con la scala. Arpeggio. Scala. Ora proviamo a suonare la maggiore,
scala maggiore ionica di La. E facciamo un po' di scala maggiore e un po' di lido. Parto con la maggiore adesso. Lidia, passo la Lidia. Maggiore. Queste sono solo alcune idee che mi vengono così per farvi capire in modo molto semplice, molto diretto, cioè almeno ci provo, e farvi capire come si può utilizzare una determinata scala, la nostra improvvisazione, anche se non è semplice su un tappeto fisso farsi venire le grandi idee senza una melodia di riferimento, ma è un ottimo esercizio. Nel prossimo modulo parleremo di un altro modo veramente fondamentale, importante nella musica, che è il misolidio. Quindi vi aspetto. Ovviamente, se avete domande, scrivetemi, se avete critiche, fatemele. E se vi state trovando bene, fatemelo sapere, così diciamo il mio entusiasmo si amplifica ancora di più. Ci vediamo al prossimo modulo e buono studio.